Devi pensare ad avere una cosa molto importante da dirmi. Se sei arrivato fin qui, è importante ed è anche molto urgente. Non disturbare le tigri. Sono nervose oggi. Vengo da parte di tuo fratello. Polinice. Lo vedrei volentieri là sotto, al posto di quell'uomo. Ne parleremo dopo, adesso guarda. Niente da fare. Non ne trovo uno capace. Tu, forse. Perché non ci provi tu? Ho promesso un grosso premio a chi riuscirà a domarne una senza farsi ammazzare. Non ti tenta? Non sono qui per questo. Già, mio fratello. E che cosa vuole? Vuole che tu gli lasci il trono come avevate stabilito. Altrimenti marcerà su Tebe con l'esercito argivo. Che cosa dovrei fare, secondo te? Andarmene e tornare con la prossima primavera? Sì, se questo è il patto. Chi è quella ragazza? Iole, figlia di Pelia, è mia moglie. Hai scelto bene. La figlia del re di Iolco. Cominci a imparare, eh? Che cosa vuol dire essere in qualche modo un regnante? Non ho paura di mio fratello, né di tutte le schiere dell'Argolide. Ma mi tenta l'idea di un bel viaggio. Cercare un buon domatore per le tigri. In Egitto mi hanno detto che ce ne sono di bravissimi. E poi dovrò scovare un alleato per riprendermi il trono quando mio fratello tenterà di farmi il mio stesso scherzo. Salve, Ercole. Salve, Iole. Salve, Creonte. Hai sempre la stessa espressione di rimprovero. Ah, non mi guardare così. Non lo merito.